Italiani. Come siamo noi italiani? Cialtroni, inaffidabili, infingardi, incoerenti, scansafatiche. Un antropologo americano ancora negli anni 50 ci ha definiti amorali e ha lasciato il segno. Perché le parole non sono mai indifferenti, sono importanti. Quelle che dici e quelle che taci. Pensate per dire se vi raccontassi di un posto dove centinaia di migliaia di persone prendono il coraggio a due mani e dicono un no, bello chiaro, in faccia al nazifascismo. E scontano 2 anni di lager per questo, compatti, senza tentennamenti, 2 anni di reclusione, di continue lusinghe perché facciano marcia indietro, guadagnandosi così la libertà, 2 anni di sofferenze, di fame, di malattie, di freddo, di lavoro forzato, di morte dei compagni sotto i loro occhi. Ma continuano a dire no. Più di 500.000 di no sbattuti in faccia a Hitler e Mussolini e alla loro guerra assurda. Per tanti motivi diversi, certo, ma comunque no. Con quelli lì in uniforme nera non ci voglio stare. Pensa che popolo verrebbe fuori da una storia del genere. Pensa che senso della memoria avrebbe quella gente, che orgoglio gli sarebbe cresciuto dentro, che fondamenta di valori avrebbero costituito il loro vivere sociale. Altro che noi, italiani, cialtroni, inaffidabili, infingardi, incoerenti, scansafatiche, amorali. L'avessimo fatta noi, una cosa del genere. Andiamo ragazzi, in marcia! Non costringetemi a punirvi tutti quanti, andiamo! Dov'è che andiamo? In cerca di guai, te lo dico io. Andiamo! La stazione è dall'altra parte, dobbiamo attraversare il tunnel. Andiamo, serrate! Ehi, ranghi compatti, voi non siete dei soldati, siete dei pecoroni! Venite fuori! Io posso anche chiudere un occhio, si è già verificato in casi del genere che un ufficiale possa... Ando sta? Si sono squagliati tutti quanti. Sì? Tutti, eh? Io sto qua, signor tenente. È perché sei un fesso, c'è che è? Potevi scappare pure tu con loro, signor, no? Signor tenente, attaccata alla mia licenza, c'era pure la carta non aria per il supplemento del latte. Come faccio adesso? Il treno, c'è che è? Fermo un po'. Sono tedeschi, via! Di qua, vieni qua! A terra, giù! Acqua! Si muore di sete! Mi porta le mie mani! Questo è il mio indirizzo! Home blind, speak like writer. Tempo fa sono stati resi pubblici i risultati di un'inchiesta tra i giovani americani tra i 15 e i 30 anni. Tema: l'Olocausto. Domande a scelta multipla, tipo: quanti milioni di ebrei sono stati uccisi nei lager? Quanti di questi campi di concentramento conosci? Sai identificare il responsabile dello sterminio? Risultati. Più della metà degli intervistati non sa dello sterminio di 6 milioni di ebrei. Il 48% non sa nominare neppure un singolo campo di concentramento e un preoccupante 20% ritiene che gli ebrei stessi abbiano causato l'Olocausto. Cioè,
Si sarebbero autorinchiusi da soli, secondo loro? Non lo so. Consideriamo che a quella domanda l'1% degli intervistati ha identificato come colpevole dell'Olocausto Franklin Delano Roosevelt. Ora, vabbè, dai, è un'indagine degli americani, hanno un concetto della storia piuttosto relativo. E noi italiani allora, con tutta la nostra storia alle spalle, pensate che ci hanno definiti un paese di contemporanei. Ma con la storia è così che va, si mangia le cose, ma il suo bello è che ti dà anche la possibilità di ritrovarle. Per questo sono qui oggi, per raccontarvi una storia che in fondo non ci hanno mai raccontato e che adesso abbiamo la possibilità di ritrovare e portarcela via e tenercela ben stretta. La storia degli IMI, gli internati militari italiani. Lo spezzone di film che abbiamo visto, tratto dal magistrale Tutti a casa di Mario Monicelli, un film degli anni 60 sull'Italia disfatta dopo l'8 settembre del 43, non dedica che quei pochi fotogrammi alla storia degli internati militari italiani. Un treno piombato, soldati in condizioni disumane rinchiusi dentro, bigliettini che volano dalle feritoie nella speranza di riuscire a far arrivare qualche notizia a casa. Pochi secondi soltanto per descrivere il dramma di un milione di persone. E vale la pena di raccontarla, allora, la loro storia, perché le parole sono importanti, perché noi siamo le storie che ci raccontiamo, perché un popolo senza memoria è un popolo senza futuro. Altro che contemporanei, perché sì, la storia siamo noi. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Allora, sono qui con Michele Tranquillini, davanti al Carcano. Non avremmo dovuto essere fuori dal Carcano. Ma dentro, dovevamo fare... Avremmo dovuto essere all'interno per il nostro spettacolo. Ma c'è anche un'altra ragione per cui siamo davanti al Carcano, ed è che in questo teatro recita molte volte un grandissimo attore italiano, che non c'è più da un po', che è Gianrico Tedeschi. E Gianrico Tedeschi è stato uno degli IMI, degli internati militari italiani, e addirittura si racconta che abbia iniziato a dare prova delle proprie capacità d'attore proprio all'interno dei lager dove era rinchiuso. E sai che in quelle baracche lì famose con Gianrico Tedeschi c'era mio zio? Cioè, tuo zio ha incontrato e conosciuto Enrico Tedeschi? Sì. Gianrico Tedeschi. Tedeschi, Guareschi e altri. Quindi era uno degli IMI. Era uno degli IMI anche lui. E anche questo è un pezzo della storia che vogliamo raccontare, ma direi che proviamo a entrare, naturalmente... Dall'entrata degli artisti. Ok, va bene, come, proviamo. Come Gianrico Tedeschi. Questi sono i teatri, i famosi teatri chiusi. Sembra una installazione di Cristo, ma non lo è. Hai ragione, fa una certa impressione. Non è la stessa cosa rispetto a un anno fa. Era ben diverso, però... È un'emozione anche questa, anche ma di altro tipo. Un'emozione, sì. Sì, forse quindi conviene riprendere un po' il filo della questione dopo questo approccio al Carcano vuoto. Stiamo parlando di IMI, quindi di tutti quei soldati italiani che dopo l'8 settembre del 1943, quando l'Italia firma l'armistizio con gli angloamericani e dunque di fatto di lì a poco rovescerà le alleanze, lascia l'esercito italiano sostanzialmente senza ordini e direttive precise su come comportarsi. Succede infatti che il re, diciamo, si trasferisce a sud, a Brindisi, in un'area libera da truppe ma sostanzialmente sotto la protezione degli alleati, insieme a alcuni membri del governo, lascia Roma, abbandona Roma e appunto l'esercito non riceve direttive chiare su come reagire ad eventuali confronti con altre truppe armate. I tedeschi ne approfittano per rastrellare tutti i soldati che possono, tranne quelli che scappano, che riescono a sottrarsi, quindi parliamo di circa un milione di uomini, anzi un po' di più di un milione di uomini, in Italia e su tutti i fronti dove sono schierati e dove la Wehrmacht e le SS riescono a raggiungerli, li caricano su dei vagoni piombati e li portano nei lager in Germania e in Polonia sostanzialmente. Tuo zio come si chiamava? Mio zio si chiamava Vittorio, però noi lo chiamavamo Toio perché eravamo bambini, è sempre stato lo zio Toio. Lo zio Toio l'hanno catturato lui dove, l'hanno preso a Vipiteno,
Peraltro un'altra cosa mi viene in mente è che quando l'hanno preso mi raccontano che ha scaricato, gli hanno chiesto le armi e questo era grande disonore, quindi ha sparato tutti i colpi per terra rischiando di... Perché non voleva darle cariche. Ha detto te la do ma te la do scarica. E lo portano nei lager. Lo portano in due lager, uno mi sembra fosse San Bostel, l'altro sicuramente Witzendorf. Lui era di ritorno dalla Russia, cioè si era fatto tutti i fronti, quindi insomma... Quindi era un combattente. Sì, sì, accidenti, sarà un combattente. Fatto è un combattente vero. Sì, sì. E questo dal punto di vista degli IMI quasi rappresenta un problema, o meglio, ci evidenzia una questione, perché alcuni, insomma, da alcune parti si pensò che gli IMI o tra gli IMI ci potessero essere degli imboscati, cioè gente che si sottraeva alla prima linea, alla morte in guerra. Non possiamo escludere che fosse così, ma naturalmente in alcuni casi, ma non è generalizzabile, anzi, molti erano appunto, come sentiamo, combattenti che avevano fatto tutti i fronti, o comunque fronti durissimi come quello di Russia, e erano dei decorati, degli eroi di guerra. Quindi la loro vita era tutt'altro che un idillio da imboscati. Affrontano il vero e proprio lager, come noi lo conosciamo da storie anche più tragiche di quelle degli IMI, ma non dissimili, quindi le baracche, il freddo, la fame, le malattie, le vessazioni di ogni tipo, atroci da parte degli aguzzini carcerieri. Quindi insomma tutt'altro che una vita paciosa da imboscati. Tu che ricordi trattieni? Io ho ricordi, sicuramente di fame, perché è calato un sacco di chili. Peraltro ci sono due fotografie. Lui era un fisicaccio, era un omone, no? Ci sono due fotografie, perché quando entravano al lager gli facevano le fotografie col numero. E c'è il primo lager dove è un tipo di uomo, il secondo lager dove è tutto... E siccome c'era sempre un po' di ironia da parte sua, c'è scritto sotto le fotografie, prima e dopo la cura. Vabbè, questo per dire che anche i racconti che mi sono arrivati, essendo io un bambino, erano racconti comunque sempre legati a un'aneddotica non così tragica, non così terribile. Però rape diceva che mangiavano il cibo che davano, il cibo per il foraggio. Quindi non queste famose rape. Già le rape non hanno una buona fama. Lui diceva, già le rape non mi piacevano. Quando sono tornato dalla guerra non le ho più potute vedere. Non credo che gli servissero poi rape, perché non credo le vedesse di buon occhio. No, non credo. Racconti, per esempio, Guareschi, mi aveva raccontato mio zio, gli aveva parlato per tutti questi anni, sto culatello, questa roba meravigliosa. Chissà come lo sognava Guareschi. Come lo poteva descrivere in un'occasione così. E tanto che mio zio, ma sarà stato negli anni 70, si è trovato a passare nelle zone di Guareschi, allora ha voluto andare proprio a assaggiare il culatello. Dice, lo devo assaggiare sto culatello alla fine. E ha detto che sì, buono, buonissimo, però non era questa roba come gliel'aveva descritta Guareschi. Malattie, mi ha raccontato, dove anche una piccola cosa diventava cosa drammatica. Nel suo caso lui ha avuto una polmonite e se l'è cavata, anche se si è portato di quei dietro tempi, anche di quei tempi ha avuto dei problemi di denti che quando gli abbiamo chiesto come l'ha risolta sorridevano, diceva ma insomma non è stato proprio, però vabbè dai. E anche piccole cose ovviamente nella vita dei lager potevano diventare gravissime e faticosissime da superare ovviamente. Però lui aveva avuto apparentemente una piccola fortuna, se ricordo, cioè era stato assegnato in una posizione che chiunque avrebbe voluto, per così dire, in un lager, perché poteva essere di parziale privilegio, erano che si aveva più vicinanza con il cibo. Però quello che mi è arrivato anche qui, un aneddoto di lui nelle cucine, c'era del cibo lasciato lì apposta evidentemente, o comunque non lo ha preso. E la guardia gli ha detto, ma perché non lo hai preso? E lui gli ha detto, guarda fuori dalla finestra, quelli fanno la fame, quindi la faccio anch'io. Quindi la storia in fondo anche qui emblematica, che in moltissimi riscontri che noi abbiamo trovato parla di dignità, sì, di coraggio, di un'integrità morale, di cerca di una dedizione a certi valori, e anche, proveremo a raccontarlo, di antifascismo. Quindi una storia che vale la pena di raccontare, ma anche perché il tuo non è un caso raro, nel senso ce ne sono tanti come te che conservano racconti di queste vicende. E poi mi pare di ricordare, da quel che mi hai raccontato, che la presenza nella tua famiglia di zio Toio ha fatto sì che si ritrovassero anche tante altre storie che si vanno a incrociare. Sì, 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 assolutamente. Ma io penso che, credo che in ogni famiglia gratta gratta trovi uno zio, un nonno, un qualcuno, un parente che comunque ha da condividere queste storie. Sì, perché se facciamo due conti, parliamo di circa 1 milione di soldati, in grosso modo, poi si possono fare dei distinguo, non è questo il punto,
Allora la popolazione italiana è circa, se ricordo bene, 30 milioni, quindi praticamente ogni famiglia, statisticamente, in maniera così induttiva, doveva aver avuto a che fare o direttamente con un IMI o con un fratello di amico, parente di parente. Però ci accomuna, insomma, che, fa parte... Infatti credo che se tutti noi andiamo a riscoprire un po' il passato delle storie dei nostri genitori e dei nostri nonni, troviamo qualche aggancio con qualcuno che aveva avuto a che fare con i deportati in Germania. Quindi in questo senso, davvero, ci piace dire, una storia che andrebbe raccontata perché è piena di valori che ci siamo un po' dimenticati, e però poi se non riguarda proprio tutti, riguarda molti, davvero molti, insomma. Quindi la dobbiamo raccontare. Ci confermiamo nell'idea che la raccontiamo. Non la possiamo raccontare per ora qui. Raccontare un pezzettino. Però proviamo, sì. Ci proviamo. Facciamo un pezzettino e vediamo come viene. Sì, provo a riprendere il filo e provo a raccontarvela questa storia, almeno in alcuni punti essenziali. I soldati italiani catturati dai tedeschi e deportati in Germania vengono stipati all'inverosimile nei vagoni di treni merci. Un viaggio brutale e interminabile, giorni e giorni chiusi dentro, praticamente senza cibo né acqua. Si dorme, se si riesce, seduti. Si evacuano escrementi e urine là dove si è, o in un certo senso, in misura ancora più umiliante, lungo la strada, nelle rarissime occasioni di sosta tra gli sberleffi e gli sputi della popolazione tedesca indignata verso i traditori badogliani. Infine, se si è sopravvissuti, si arriva. Dove? Gli IMI vengono smistati un po' ovunque in tutto il territorio controllato dal Reich, tra Germania, Austria, Polonia, Paesi Bassi, suddivisi tra lager per ufficiali e per la truppa. Mi è toccato girare 8 diversi campi di concentramento tra il 1943 e il 1945, ricorda uno dei testimoni, in Ucraina, poi in Polonia, poi in Germania. E quel che succede all'arrivo lo racconta Orlando, un soldato semplice di fanteria. Appena arrivati, ci hanno fatto un grande discorso in tedesco e poi tradotto in italiano, tutti inquadrati per 5 in marcia verso un bivio, a destra per andare a combattere insieme a loro, a sinistra per andare verso la via dell'esilio. Nessuno è andato a destra. I tedeschi speravano che dopo 18 giorni di digiuno e la pressione psicologica fattaci con tutti i mezzi, ci avrebbero piegati. Ma così non è stato. Speravano che ci avrebbero piegati. Così non è stato. Cosa vuol dire? Li hanno catturati, li hanno portati in campi di prigionia, finita lì, no? E no, perché l'abbiamo detto, questi sono prigionieri un po' particolari, non sono anzi prigionieri. Lo status arbitrario di IMI, creato unilateralmente dai tedeschi e accettato passivamente dalla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, che considera gli IMI come propri militari temporaneamente in attesa di impiego, crea una sorta di contraddizione in termini che rappresenta l'essenza stessa della vicenda. Gli IMI sono prigionieri, ma con libertà di scelta. Sono rinchiusi nei lager, ma possono andarsene in qualunque momento a patto di firmare per l'arruolamento nelle forze tedesche o in quelle in via di formazione della Repubblica di Salò. Non esistono altri casi nella storia della prigionia con questo carattere di volontarietà. Provo a spiegare. I tedeschi vogliono punire il tradimento degli italiani, certo, e vogliono evitare che molti tra quei soldati possano finire a ingrossare le file della resistenza partigiana in Italia.
e non vogliono correre il rischio che riescano a defluire in qualche modo al di là della linea gotica che hanno, sono riusciti a organizzare, a fortificare per resistere all'avanzata dal sud degli alleati, e che dunque questi soldati italiani possano rientrare nell'esercito italiano del sud, che potrebbe da un momento all'altro trasformarsi in nemico, e pensano di farne, portandoli in Germania, nei lager, forza lavoro gratuita da schiavizzare per il proprio paese allo stremo. Ma sono pur sempre soldati, e sono quasi un milione di soldati nella fase finale di una guerra che ha ridotto all'osso le risorse militari dell'asse Roma-Berlino-Tokyo. La Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, per dire, nel novembre del 1943, comincia a chiamare alle armi ragazzi sempre più giovani. Arriverà a cercare di reclutare persino quelli del 26, cioè 17enni. E per chi non si presenta alla leva c'è la pena di morte e, per decreto ufficiale, ritorsioni contro le famiglie. Il Führer, poi, figurati, alla fine manderà a morire pure i ragazzini di 13-14 anni. Poveri, poveri uccellini. Limi così fangola tutti, a Mussolini, ma anche a Hitler. Quasi un milione di soldati che sarebbero carne fresca e preziosissima per il disperato sforzo bellico finale. Così agli italiani deportati si offre da subito la libertà in cambio dell'arruolamento, o nelle truppe repubblichine o nelle SS. Dite di sì, basta questo, gli viene detto ripetutamente, e sarete liberi, e tornerete ad aver da mangiare, rivedrete le vostre mogli e fidanzate, abbraccerete i vostri figli, rincorrerete le vostre mamme, basta prigionia, basta lavoro forzato, basta umiliazioni, basta fame, freddo, malattie, tristezza, malinconia, angoscia. I tentativi sono reiterati. Emissari fascisti si recano con regolarità nei campi per cercare di convincere i prigionieri a firmare per l'RSI. Usano le lusinghe del cibo, si passa davanti agli internati con vassoi ricolmi di ogni ben di Dio. Le minacce, sono organizzate delle finte esecuzioni per coloro che perseverano nel rifiuto, e anche raffinate torture psicologiche vengono lette, per dire, trasmesse al megafono del campo lettere, vere o false, non è dato saperlo, in cui i familiari invocano con disperazione il ritorno dei deportati. Il martellamento è continuo. Viene anche distribuito un giornaletto di propaganda dell'ambasciata fascista di Berlino, La Voce della Patria. E gli IMI questa volta fanno a gara per accaparrarsene una copia. Serve che vi spieghi perché? Cioè, finalmente della carta igienica. Beh, insomma, sarebbe sufficiente dire sì, ma loro, gli IMI, dicono no. Ora sì e no, le due parole di senso compiuto più piccole della lingua italiana, un niente, un fiato, un millesimo di secondo, per dirle, due paroline, minuscoline, come avrebbe detto Totò. Sì, no. Che differenza vuoi che ci sia tra dire l'una o l'altra? E invece, dentro quelle due paroline c'è tutto il senso di sentirsi uomini, esseri senzienti, capaci di decidere cosa accettare e cosa rifiutare. L'abbiamo imparato che avevamo solo pochi mesi di vita. Dire sì e dire no era diverso. Le parole sono importanti, anche quelle minuscoline, soprattutto quelle minuscoline. In quel fiato, in quel millesimo di secondo, c'è la misura della dignità. Quindi, capiamoci bene, c'è anche chi dice sì, ovvio. Ma adesso non ho il tempo per scendere in dettagli. Limitiamoci a dire che, per IMI strettamente intesi, almeno inizialmente, parliamo di 716.000 uomini. E la domanda è perché? Perché lo fanno? Chiariamo subito anche questo, il prezzo che pagano è altissimo, perché anche qui occorre onestà. Sicuramente qualcuno dice no perché ha paura di tornare in prima linea, perché pensa così di avere più probabilità di salvarsi la pelle, perché si vuole in qualche modo imboscare, perché è convinto, fatalista, che manchi poco alla caduta del Reich, perché subisce magari semplicemente passivamente quel che accade senza stare lì a farsi tante domande. E ce ne devono essere stati così. Però, quello è un lager.
lì ci si muore. E morire lì, così, è forse anche peggio che con una pallottola in fronte. Ci si muore di fame, di stenti, di freddo, di malattie che altrove si potrebbero non difficilmente curare. Si muore spesso dentro di sé, prima ancora che fuori, se capite quello che voglio dire, di umiliazioni, di abbruttimento, di ferocia, di orrore. Perché tra l'altro i tedeschi non smettono mai di spingerti nei modi più disumani a cedere. Così racconta uno di loro, Michele Montagano. Quando ci portavano all'esterno per la conta giornaliera, cercavamo di proteggerci dal freddo con i loro rivestiti e con stracci recuperati qua e là. Lo scopo di tale operazione non era di verificare se fossimo ancora tutti presenti, quanto di debilitarci, d'avvilirci, trattenendoci ore e ore alle intemperie. Bisognava stremarci e demoralizzarci affinché accettassimo di aderire alla costituenda Repubblica Sociale Italiana. Così tra 6 e 700 mila persone si privano volontariamente della propria libertà, mettendo a rischio ogni giorno la propria vita per dire no, ripetutamente e testardamente. Dicono no per tante ragioni diverse, per senso dell'onore, per il desiderio di tenere fede alla parola data con il giuramento militare al re, allo Stato legalitario, per amore di una patria ideale, sfrondata dalla retorica fascista, per il rigetto dell'ideologia paganeggiante del nazismo, per la volontà di non protrarre oltre una guerra assurda e ormai perduta, per una mai del tutto cancellata avversione verso i tedeschi, forse anche, per delusione nei confronti di tutto ciò che era stato e che si era dissolto. Il capitano Giuseppe De Toni, comandante del primo blocco nel lager di Hammerstein, è morto nel 1950 per le conseguenze della prigionia, ha una lettera del fratello che gli rimprovera di non aver aderito alla Repubblica Sociale, ben sapendo che avrebbe poi potuto disertare e unirsi alla famiglia, risponde così. Carissimo Nando, tu non sei stato strappato con volgare inganno, che da solo basta disonorare una nazione, alla tua famiglia, alla tua casa, alla tua patria. Tu non hai visto le caserme devastate, sotto i tuoi occhi non hanno ferito o ucciso donne e re di aver buttato a noi qualche pezzo di pane. Tu non sei stato disarmato, tu non hai provato il viaggio, affamati, assetati, chiusi peggio che bestie nei carri. Tu non hai sentito e subito il frustino sulla schiena, sul viso. Contro di te non sono stati aizzati i cani. Noi non vogliamo restare qui, come qualcuno insinua, per vigliaccheria, quasi imboscati. Siamo tutti ex combattenti, molti decorati, molti volontari, e del resto noi abbiamo i nostri morti, e questa è forse peggio che una prima linea di combattimento. Non è per calcolo, per capriccio, né per puntiglio, ma solo per coerenza, per un principio di dignità, di amore, di giustizia. Noi non vogliamo arrenderci alla forza, alla prepotenza, all'inganno. Apparentemente assurdo, perché quello in cui vanno a incastrarsi gli imi sembra essere tutto fuorché dignità, semmai l'opposto. Giovannino Guareschi, l'autore delle storie di Peppone e Don Camillo, lo ricorderemo in tanti, è uno di quei 600-700 mila. Sui mesi di prigionia scriverà un libro, Diario clandestino, e lo dice in questo modo cosa significa essere degli imi. Imi, triadi di imi, ingannato, malmenato, impacchettato, internato, malnutrito, infamato, invano mi incatenarono, inutilmente Mussolini insistette, iddio mi illuminò. Inverno, malattie infierirono, invano mangiare implorai, implorai medicinali, indumenti, Italia mi ignorò, invocai morte immediata, impazzivo, ma insistetti. Imi, quante cose può significare ben oltre internati militari italiani? Adesso si tratterebbe di raccontarvelo quante cose può significare, si tratterebbe di raccontarvi la drammatica storia di come vissero e sopravvissero, non tutti purtroppo, i nostri compatrioti nei lager nazisti.
della vita nelle baracche, della fame, delle sofferenze, degli espedienti anche geniali per farcela comunque, dell'avventuroso ritorno, della infingardaggine dei calcoli politici sulla loro pelle, del difficilissimo rientro nella vita civile, dell'oblio di cui sono stati vittima. Una storia davvero incredibile che avrebbe potuto davvero cambiare il nostro essere italiani se l'avessimo conosciuta meglio e di più. Una storia troppo importante per perdersela. Quindi ci riproveremo, d'accordo, ci rivediamo, quindi alla prima occasione, in teatro. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere. Perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti e sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare. E è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno se la può inventare. Storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.